la bella vittoria di giovedì scorso in campionato contro la Futsal Bressana, ricordiamo il 7-5 qui su questo campo. L'Amor Sportiva oggi torna a giocare in Coppa, siamo nell'ambito del girone 5 di Coppa di Lombardia, è la terza e ultima giornata. Questa sera in scena qui all'Aldo Moro, oltre all'Amo Sportiva, c'è il Larius 2006, che è una vecchia conoscenza. L'anno scorso abbiamo visto a più riprese la formazione comasca impegnata nelle sfide proprio qui a Saronno, e quest'anno invece si trovano solo in Coppa perché il Larius disputa il girone B del campionato, quindi un girone completamente differente da quello dell'Amor. Dicevamo appunto delle partite di campionato, l'Amor reduce dalla vittoria, Larius invece sconfitto a domicilio 10-2 dalla capolista dell'altro girone, ovvero la JL Futsal. Ma tornando al girone di Coppa, ricordiamo che in questo raggruppamento c'è anche la Polisportiva CGB, che è già qualificata, ha vinto entrambe le partite disputate 9-1 in trasferta sul campo dell'Elarius, decisamente più combattuta la seconda sfida, vinta dalla CGB 3-2 contro l'Amor Sportiva. E quindi oggi per l'Amor è importante vincere la partita per ottenere il secondo posto e qualificarsi. Dobbiamo dire in realtà che basterebbe anche un pareggio, perché la differenza reti è decisamente migliore per l'Amor, ma i ragazzi di Mister Canzi cercheranno di vincere questa partita e di proseguire la striscia appena iniziata. Quella in campionato è stata la prima vittoria stagionale. In campionato l'Amor si trova al sesto posto con 4 punti e lì vicina alla zona playoff, mentre il Larius è undicesimo e ultimo, ancora quota 0 nel girone B. Un dato che ci dà l'idea un po' della differenza che ci potrebbe essere tra le due squadre in campo: l'Amor tra Coppa e campionato ha realizzato 19 reti, ne ha subite 21 e quindi è in linea, mentre il Larius ha messo a segno 5 reti ma ne ha subite ben 38 fino ad ora. E quindi sulla carta questa sembrerebbe una partita già indirizzata, ma come sempre bisogna giocarle le partite prima di dare giudizi. Vedremo come andrà in campo, i giocatori li vedete, sono nella fase di riscaldamento, tra poco entreranno in campo e noi all'ingresso delle squadre vedremo insieme le formazioni. Acceso. Entrano in campo le squadre per il calcio d'inizio di questa sfida tra Amor Sportiva e Larius 2006, noi vediamo quali saranno i protagonisti scelti dai due mister, partendo dalla formazione di casa che schiera con il numero 1 Mattiello, con il 2 Attardo, con il 3 Rubino, con il 4 De Feudis, con il 5 Paleardi, Riva con il 6, Merella con il 7, Fossati con l'8, Mangano con il 9, Sofia con il numero 10, Schifino con l'11, Serafini con il 12. Risponde il Larius con il numero 1 Garretti, con il 2 Valerio, con il 3 Boleso, con il 4 Pini, con il 6 Ferradini, Gandola con il 7, Cifarelli con il 9, Gilardoni con l'11, Capo con il 12 e infine Raineri con il 14. Amor in tenuta bianco-blu classica e il Larius invece in tenuta verde con inserti bianchi. Ricordiamo che arbitra l'incontro la signora Martina Brunetti di Milano, che abbiamo già apprezzato in altre direzioni su questo campo lo scorso anno. E manca davvero pochissimo al calcio d'inizio, ancora un minuto all'ora fissata. Questo match che, come abbiamo detto poco fa, è determinante per decidere chi occuperà la seconda posizione in classifica in questo girone 5 di Coppa e soprattutto chi accompagnerà la Polisportiva CGB nella qualificazione al prossimo turno. Ancora qualche istante di attesa prima dell'avvio, pronti alla battuta gli uomini di Mister Canzi. Vediamo anche quali sono i quintetti scelti. Con il numero 12 tra i pali c'è Serafini, poi vediamo con l'11 Schifino, con il 10 Capitan Sofia, con il numero 6 Riva e con il numero 3 Rubino. Mentre dalla parte opposta
tra i pali c'è con il numero 1 Garretti, poi abbiamo con il 2 Capitan Valerio, con il 3 Boleso, con il numero 9 Cifarelli, poi abbiamo l'ultimo giocatore mancante che vi diremo tra poco. Intanto tutto pronto per l'avvio della gara, si parte ora con Lamor a gestire questo primo pallone. Capitan Sofia avanza, poi c'è il fallo laterale in favore dell'Amor, con gli ospiti. Tanto vi dovevamo anche l'ultimo degli uomini di movimento, è Ferradini con il numero 6 che recupera questo pallone, prova a servire Boleso, palla troppo lunga, può ripartire l'Amor. Schifino è largo da Sofia, poi Riva ancora per Schifino, troppa potenza in questo passaggio, fase iniziale di studio dove provano a prendere le misure le due squadre. Boleso va da Valerio, subito braccato, recupera Riva che poi tenta anche la conclusione, palla toccata da Garretti che termina in fallo laterale. Ora arriva che finta il tiro, poi Schifino, altro fallo laterale. Arriva la conclusione, ancora una respinta, stavolta più impegnativa di Garretti, però attento Sofia, palla torna nelle retrovie. Schifino ancora per il capitano, fermato, può ripartire Cifarelli, va il numero 9, prova la palla filtrante, poi torna in qualche modo il pallone a Cifarelli, ancora la conclusione, respinta da Serafini, era Ferradini che ha provato, risponde prontamente Ilarius e poi si riparte da Garretti centralmente, Cifarelli fermato. E poi la rimessa ancora in favore dell'Amor. Schifino va a cercare ma fermato Rubino. Poi Sofia, la conclusione e il gol dell'1-0 che arriva quando siamo al terzo minuto di gioco. Andato a trovare l'angolo alto alla sinistra del portiere avversario che non è riuscito a intercettare il tiro, allora Amor in vantaggio. Ancora Sofia, viene in campo il pallone, poi va al dribbling, la palla al centro, esce il 2-0 di Riva. Siamo sempre all'interno del terzo minuto di gioco e sono due le reti di vantaggio per Lamor che accelera immediatamente per mettere in chiaro subito le cose in questa partita che vale la qualificazione. Prova a sfruttare il momento di sbandamento della squadra avversaria. Ancora Lamor, Riva per Sofia, ancora Riva, sempre i due a dialogare, poi il pallone per Rubino, ottimo anticipo di Valerio che poi riesce nel dribbling, Ferradini cerca ma non trova Cifarelli, pallone in fallo laterale. Nuovamente Amor, Rubino fa salire il capitano, poi ancora Sofia, lascia Riva, poi Schifino, giro palla dell'Amor, cercare lo spazio giusto per la conclusione e arriva un fallo laterale. Recupera poi la formazione ospite, prova a ripartire con Boleso che riesce nel dribbling, poi Valerio, Ferradini,
contrasta Rubino, la palla arriva a Cifarelli, ancora Ferradini, poi Valerio, buon pallone centrale per Cifarelli che realizza uno splendido gol in girata. Quando siamo al quinto minuto, accorcia le distanze il Larius. Splendida giocata di Cifarelli, che con questo lampo improvviso le mette in carreggiata i suoi, ma subito Sofia prova a ristabilire le distanze. Grande intervento di Garretti. Corner per Riva, e questa volta Garretti tocca ancora in corner, poi centralmente Rubino che non riesce a insaccare. Ottimo l'intervento difensivo di Boleso, poi Riva, Schifino centralmente ancora per Rubino, però la palla troppo lunga. Parte Larius, Boleso filtra bene il pallone per Cifarelli, poi capitan Valerio, nuovamente Boleso, prova a girarsi, trova uno spazio per cercare Cifarelli, però recupera Amor. Sofia alleggerisce su Schifino, va a largo Rubino, palla che poi termina in fallo laterale. Valerio, lungo, troppo lungo il pallone per Cifarelli. Allora ripartono i padroni di casa, quando siamo al settimo, sul 2-1 Amor. È l'intervento di Valerio, poi non riesce a tenere in campo il pallone Ferradini. Fino al dribbling, lo contiene bene Boleso e poi la palla termina sul fondo. Ancora gli ospiti, c'è l'intercetto della difesa, riparte Lamor, Sofia, dribbling non riuscito, ma ci arriva. Arriva a bloccarlo Cifarelli, ancora arriva, conclusione ribattuta, può partire in contropiede Larius, c'è il fallo netto di Riva che finisce anche sul taccuino del direttore di gara. Monito Riva all'ottavo, ha preferito spendere questo fallo per interrompere sul nascere questo contropiede che poteva diventare pericoloso. Tanto iniziano i primi cambi, diamo in campo Mangano con il numero 9 per Lamor, diamo anche la punizione, Valerio va a lungo, Serafini con un pizzico di brivido per Lamor, poi c'è la respinta dalla parte opposta di Raineri che è entrato per gli ospiti con il numero 14, dentro anche Fossati con il numero 8 per Lamor. Mangano, va da Schifino, palla che termina in fallo laterale. Valerio, poi Boleso cerca di aprirsi lo spazio per il tiro, deve intervenire a mano aperta Serafini, palla in fallo laterale. Battuto con Valerio, poi Ferradini fermato, l'ultimo tocco è il suo. Si riparte dalla rimessa Amor, Schifino va da Mangano,
ancora indietro per Sofia, poi Fossati, ancora il capitano che avanza. Angano, bello il dribbling, e gli porta via il piede d'appoggio Valerio. E c'è un'altra ammonizione che arriva anche per il capitano ospite, quando siamo al decimo. Mette in chiaro subito le cose il direttore di gara, che chiarisce anche alla panchina ospite che non consentirà interventi di questo tipo. Era obiettivamente in ritardo, forse non così violento, ma comunque la signora Brunetti ha chiarito le sue intenzioni a tutti i giocatori in campo. Si prepara Schifino per la battuta del calcio di punizione, poi arriva Sofia, conclusione respinta, riparte Valerio, palla lunga dalle parti di Raineri, che stava per intercettare quel pallone di testa, era uscito Serafini, porta sguarnita, ma il pallone è terminato sul fondo. E allora Mangano che va da Schifino, centralmente, la conclusione, il palo, palo pieno colpito da Schifino, bella giocata, il giocatore dell'Amor vicinissimo al gol, col punteggio che resta fermo sul 2-1 in favore dell'Amor. Intanto va Fossati, fermato, può ripartire Larios, contropiede, ma non c'è intesa tra i giocatori ospiti, irraggiungibile il pallone per Boleso. Intanto si preparano altri cambi, avanza Fossati, poi va da Schifino, piccolo rischio, palla sfila, ci sarà una rimessa in favore dell'Arius. Che è lì, ha un solo gol di distanza, prova a riacciuffare il pareggio. Serafini, subito verso Mangano, fermato bene però dalla difesa. Poi mantiene alto il pressing Lamor, in qualche modo però esce Larius. Poi altra palla lunga a cercare Raineri. Non trova però l'impatto col pallone. Allora Sofia per Mangano. Ancora il numero 9. Può avanzare. Palla di ritorno di Fossati e cercava di chiudere una triangolazione difficile. Ora no, da ambo le parti si fatica a trovare la misura giusta nel passaggio. Dentro anche Paleardi con il numero 5 per l'Amor, autore di una doppietta nel 7-5 di giovedì scorso contro la Futsal Bressana. Ora Mangano, Fossati fermato, intanto dentro anche Pini con il numero 4 per il Larius. Valerio, poi il pallone arriva proprio a Pini, la conclusione respinta da Schifino. Buona iniziativa, l'abbiamo conosciuto anche l'anno scorso, Pini pericoloso nelle ripartenze. Tanto Mangano col pallone che resta in gioco, deve uscire Garretti, stava diventando pericolosa questa palla, si era autolanciato Mangano. Fallo laterale in favore dell'Amor, c'è Paleardi che riceve la palla di ritorno, ancora Mangano, fermato nuovamente
in fallo laterale. C'è di vicino Paleardi, la conclusione in prima intenzione, proprio là dove c'è Garretti. Tornato in campo Cifarelli per il Larius. Dini prova il dribbling, lo ferma bene Paleardi. Allora Schifino, Fossati, ancora Schifino, che poco fa ha centrato il palo con una gran conclusione, fermato questa volta. Tanto siamo arrivati a metà del primo tempo, il punteggio è di 2-1 in favore dell'Amor. Avvio pirotecnico, ora meno occasioni da una parte e dall'altra, più difficoltà arrivare al tiro pericoloso. Attenzione però Pini, non ci arriva Cifarelli, aspettava la palla un po' più avanzata, ed entra con il numero 7 Gandola per Ilarius. Sempre Amor però a provare l'azione con Fossati, che chiama l'avanzata di Mangano. Poi Paleardi, c'è lo spazio, conclusione ribattuta. Fossati cerca Schifino, ma c'è l'anticipo. Si riparte da Serafini, ancora Amor. Fossati, poi Paleardi, cerca Mangano, fermato Cifarelli. Buono il pallone per Pini, però un po' troppo lungo, sembrava decisamente migliore l'imbeccata, invece non era raggiungibile per il compagno. Sfuma un'occasione potenziale per il Larius, che come detto continuano ad avere qualche difficoltà ora nel trovare il passaggio giusto le due squadre. Questa volta stava per andare a segno Fossati, fermato dal portiere avversario. Poi Paleardi, altro fallo laterale. Sempre Paleardi lì vicino, questa volta la conclusione termina sul fondo, alta sulla traversa. C'è da recuperare un pallone per riprendere. La Garretti, palla per Gandola, il palo, pareggia il conto dei legni il Larius, palo pieno di Gandola. Bella azione questa del Larius, due tocchi e conclusione che per fortuna dell'Amor però è andata a infrangersi sul palo. Ripartono i padroni di casa. Paleardi, poi Attardo, che nel frattempo è entrato in campo con il numero 2. Poi avanzano gli ospiti, Gandola cercava Cifarelli, palla troppo lunga, riparte l'Amor, Mangano, era Attardo, a Fossati, a Paleardi, ancora Fossati, poi Attardo ancora per il numero 8, dribbling riuscito, ma c'è un'ammonizione alla panchina, evidentemente qualche protesta di troppo, e arriva il giallo anche per uno degli elementi in panchina dell'Arius. Non abbiamo visto chi sia esattamente, tanto c'è il direttore di gara che sta ancora segnando l'ammonizione, quindi non si può riprendere il gioco. Ora tutto ok, riparte Larius, intervento di Attardo, palla in fallo laterale. Arriva per la battuta Ferradini. Tanto è pronto De Feudis per l'Amor. Dando la conclusione stavolta facile per Serafini, che fa ripartire Paleardi, poi Attardo ancora da Paleardi,
Non si intende con Fossati. Stava andando incontro. Può ripartire Ilarius quando siamo quasi arrivati al 20esimo. Teggio sempre fermo sul 2-1. Attenzione Cifarelli. Fa muro Serafini. E poi guadagna un fallo laterale a Tardo. Fossati. Poi a Tardo per Mangano. Nuovo Fossati, Paleardi, Manza Mangano, poi torna da Paleardi. Fossati centralmente fermato, Pini va in azione personale, non c'è fallo, riparte Lamor. Mangano che vede, serve Paleardi, la palla in mezzo. Prova a uscire Pini e ce la fa in qualche modo. Poi c'è il tocco di Mangano che prende sia palla che piede dell'avversario. Allora c'è il fallo. Calcio di punizione in favore dell'Arius. Ferradini lungo verso Cifarelli. Poi la conclusione di prima intenzione di Gandola. Ci vuole il piedone di Serafini per ribattere in fallo laterale. Ancora pericoloso Gandola dopo il palo colpito qualche minuto fa. Altra conclusione respinta, poi il tiro di Pini è l'ultimo a toccare Cifarelli. Ora si fa più pericoloso Ilarius e arriva il time out chiesto dall'Amor quando ci avviamo a chiudere il 22esimo minuto di gioco. Partita, come detto, iniziata molto bene dall'Amor, due reti entrambe nel corso del terzo minuto di gioco, poi però Ilarius ha reagito, ha realizzato il gol al quinto del 2-1 con Cifarelli. La partita si è immediatamente riequilibrata, Amor che ha cercato in alcuni frangenti di tenere il pallino del gioco in mano, ha anche avuto la grande occasione con Schifino che ha colpito un palo, poi però doppiato dalla risposta di Gandola, a sua volta gran tiro in diagonale, palo pieno anche per il numero 7 dell'Arius. E partita che resta viva con anche tre ammonizioni, due dal campo, Riva per Lamor e Valerio per Ilarius, e poi anche un ammonito nella panchina dell'Arius poco fa. Tanto si torna in campo, ci sarà del recupero oltre che per il time out, anche per qualche tempo morto dovuto alle ammonizioni. Staremo a vedere poi quale sarà l'entità del recupero, ma mancano intanto ancora 7 minuti al 30esimo. Prima c'è da sistemare qualche macchia di sudore in campo e ora si può riprendere con Serafini che fa partire De Feudis dentro con il numero 4 per l'Amor. Paleardi, poi a Tardo cerca Mangano ma il pallone è irraggiungibile. Allora la parte opposta a Cifarelli cerca la difficilissima giocata, intendeva liberare di petto Gandola, si intendono bene i due là davanti, stavolta però la giocata non è riuscita. Allora Paleardi va da Mangano, poi si ripropone ma si riparte da Tardo. De Feudis, c'è Riva pronto sul cubo del cambio, poi De Feudis ancora con l'Amor fa girare palla. Tardo a lungo, Mangano
per Paleardi la conclusione con deviazione in fallo laterale. De Feudis ancora per Paleardi, pallone di ritorno che però non raggiunge il compagno. Può ripartire Pini, conclusione respinta da Serafini, poi esce Mangano. Ragiona Lamor, non ribalta subito l'azione, poi però non c'è intesa tra De Feudis e Attardo. Cifarelli, attenzione a Gandola, va in azione personale Cifarelli, la palla poi docile tra le braccia di Serafini. Dentro nuovamente Riva, eccolo servito, va da Mangano, ancora Riva, poi De Feudis nuovamente per Riva, la conclusione con la palla che termina sul fondo. E si riparte. L'intercetto di De Feudis, ancora arriva, prova a liberare il destro, la conclusione smorzata, tutto facile per Garretti che poi non trova Cifarelli, ma attenzione a Pini che stava per liberare il compagno, nulla di fatto, riparte Lamor. Mangano, conclusione e ottimo intervento di Garretti. Poi De Feudis con l'aiuto di Riva. Mangano, ma ancora da De Feudis. Nuovamente per Riva, non c'è fallo. Si riparte con la rimessa in favore degli ospiti. Quando siamo al 27esimo. Punteggio sempre fermo sul 2-1. Tutta Gandola, centralmente Cifarelli, ancora per Gandola, questa volta ha provato con l'interno sinistro, soluzione difficile, palla sul fondo. Tanto avanza Attardo, poi Riva per De Feudis, ancora Riva, nuovamente in campo Rubino per Lamor. Attardo da De Feudis, Riva ancora De Feudis, si riparte da Attardo, Riva, giro palla forse un po' troppo lento questo dell'Amor, con gli ospiti che si posizionano bene per la fase difensiva. Corre qualche accelerazione, ora la palla per Rubino, ma non arriva a destinazione il passaggio. Garretti lungo per Cifarelli, poi Gandola ancora per Cifarelli, palla di ritorno e c'è il grande intervento di Serafini col pallone che poi scheggia la traversa, ancora pericolosissimo Gandola e Ilarius, un po' come lo scorso anno, a schemi semplici ma con questi ritmi efficaci. Palla che arriva spesso dalle parti della boa centrale a liberare poi il tiro del compagno sull'esterno e Gandola, abbiamo visto, si è reso pericoloso almeno in 3 occasioni, un palo, poi la traversa scheggiata poco fa, un'altra conclusione che ha impegnato Serafini qualche minuto fa, e la pericolosità che ancora stava per riproporsi lo stesso Gandola, mettendo un po' in difficoltà Lamor che deve trovare nuova linfa in questi minuti finali. Pallone per Pini, non ci arriva,
di un soffio. Un minuto di recupero intanto. Se abbiamo visto bene la segnalazione, sta per scadere il trentesimo. Riva fermato, Sofia è tornato in campo il capitano. Alla De Feudis, Riva, anzi era Rubino. Pallone che sfila, poi va a proteggere il pallone Pini e cercando l'anticipo De Feudis trova la gamba dell'avversario. C'è il calcio di punizione in favore dell'Arius. Anzi, vediamo. Anzi, il fallo è in favore dell'Amor, evidentemente ha visto la scorrettezza di Pini nel tentativo di proteggere il pallone. Tanto se n'è andato, il minuto di recupero. Siamo rimasti fermi però per alcuni secondi. C'è De Feudis sul pallone, centralmente Riva. C'è giusto il tempo per il controllo, arriva il fischio di chiusura del primo tempo che si chiude con l'Amor Sportiva in vantaggio per 2-1 sull'Arius 2006.